Bacche Beneveniens, gratus ed optatus. L'esecuzione dal vivo dei Carmina Burana ha accompagnato la narrazione affidata a Michi Rosco, che ha cercato di fare luce sui luoghi dove nacque, crebbe, quella che è stata definita la prima università medica d'Europa, una delle più gloriose istituzioni medievali. Non ci sono certezze assolute, ma trova sempre più spazio l'ipotesi che nei primi anni, anzi secoli, dall'undicesimo per l'esattezza, i magister insegnavano i precetti ai loro allievi nelle loro abitazioni, nozioni mediche che avevano le loro radici nella filosofia aristotelica, con testi in lingua araba che arrivavano a Salerno. Non sarebbe mai esistita una sede istituzionale come la concepiamo noi in questi tempi della scuola medica salernitana, anche se dopo l'undicesimo secolo qualche spazio comune, come la Sala San Lazzaro, si ipotizza, situata sotto il Duomo di Salerno, aprì agli studenti. La Due Giorni, dedicata alla Scuola Medica Salernitana, è proseguita con Maria Carla Del Duca. Domenica, con partenza dalla sede dell'associazione Art 3, i visitatori sono stati accompagnati nei luoghi di cui si è parlato il giorno prima, dove medici e maestri hanno fatto grande Salerno nel Medioevo. Dalle case dei primi magister al Duomo, alla Cappella Palatina, fino ad altre incerte e dubbie sedi. Le lezioni si sono svolte in molti luoghi. Ad arricchire la Due Giorni una mostra fotografica di Corradino Pellecchia sui luoghi o presunti tali dove si sviluppò la Scuola Medica Salernitana, un'iniziativa quella voluta e realizzata da Art 3 che ha generato grande interesse fra i partecipanti. Nel mirino dell'associazione, che si occupa principalmente di promuovere e diffondere la conoscenza e la storia di Salerno, c'è ora Giovanni da Procida, nato a Salerno nel 1210. Fu medico della Scuola Medica Salernitana, diplomatico e uomo politico legato alla dinastia sveva dei Hohenstaufen, è uno dei familiares di Manfredi. Dopo la caduta della dinastia sveva, fu uno dei protagonisti dei Vespri siciliani.